un paese? Cosa lo distingue da una città? È un paese, guarda, che adesso sto vivendo un momento brutto perché il paese allora era vita, specialmente ecco, prima dell'avvento della televisione, la gente usciva da casa dopo cena, praticamente c'erano dei posti nel paese dove si ritrovavano delle comunelle, parlavano e lì era il punto dove uno veniva a sapere di quello che succedeva nel paese, perché ognuno raccontava la sua di quello che gli era successo durante la giornata, oppure di quello che era successo alla famiglia accanto, eccetera, eccetera. E lì era come quei punti là erano punti di informazione, li dicevo io. Io ero ragazzo e andavo a sentire queste comunelle che parlavano e si raccontavano le cose che gli erano successe durante la giornata in campagna, oppure in forma privata, eccetera, eccetera. Nei vicinati, allora c'erano i vicinati, c'erano che Quali erano vivevano. i punti di ritrovo di Fossa nel suo paese? E a Fossa ce n'erano tre o quattro, diciamo così. Uno era l'osteria, proprio qui alla bassa Fossa, l'osteria. Poi in altra c'era Pavecca, un'altra zona che si chiamava Pavecca, un'altra sopra il ponte, non è il ponte, Piazza Belvedere è un'altra cosa. Piazza Belvedere ce n'era un'altra, a Capla Chiesa e Sobrio Ponte. Questi erano i punti dove uno trovava le carte. E noi che eravamo ragazzi non potevamo avvicinarci, potevamo sentire, a volte dovevamo sentire da lontano captare qualcosa che dicevano loro per cercare di curiosare in compagnia bella. Perché come ci vedevano, senti, vieni un po' qua, vamo a pigliare le sigarette. Eravamo, diciamo così, quelli che dovevamo andare a fare la spesa agli anziani, ai vecchi praticamente, o il sigaro e le sigarette, appena che ci vedevano, dice te, ecco, 20 lire, 10 lire, va a pigliare la sigaretta. Però da lontano riuscivamo a captare queste cose. E poi naturalmente il ritrovo proprio forte, il ritrovo che ci dava più soddisfazione perché il prete, come ripeto, Don Antonio Frigione ci faceva cantare, era in chiesa praticamente, e poi ci raccontava delle cose bellissime. Ma questo mondo di paesi in realtà stava scomparendo anche prima del terremoto. Sì, effettivamente stava scomparendo prima del terremoto, perché, come ripeto, l'avvento della televisione richiamava tutti in casa a vedere questi spettacoli televisivi e piano piano, insomma, si era perso quelle riunioni spontanee che si facevano in questi posti, a Fossa Osteria, a Pavecca, sopra a Ponte, eccetera, eccetera, piano piano venivano a diminuire perché c'era il richiamo dei spettacoli televisivi, la sciorraddoppia e cose. Le prime televisioni sono venute con un'associazione, forse perché costava troppo, e allora si mettevano d'accordo 4, 5 famiglie, 10, eccetera, eccetera, mettevano un po' ciascuno e compravano il televisore. Allora si entrava a far parte di questa società per il televisore. Ci si andava la sera alle 9 fino alle 11, insomma, c'era anche un E poi c'è orario. stato anche un abbandono dell'agricoltura. Poi c'è stato l'abbandono dell'agricoltura, poi non ne parliamo perché è dura, però poi chi è che ha contribuito pure all'abbandono dell'agricoltura e sono state le fabbriche. L'Italtel ha portato via dai paesi decine e decine insomma, dei lavoratori. Ogni paese, vediamo che ce ne sono stati 100, però 100 lavoratori, porco cane. Per tanti paesi, insomma, il treno una volta pieno che portava questi lavoratori all'Italtel. Poi lo sappiamo la storia dell'Italtel, la sanno tutti, insomma, capito? Da Che aveva contadini sono diventati cassa integrati. casse integrate, poi ce l'avevano. C'è stato un periodo che i cittadini ce l'avevano con i paesani perché dicono, se prendevano il permesso malattia e poi se ne andavano a mietere. Che a me mi fanno arrabbiare perché dicevo: ma quante persone ci stanno di queste qua che a un certo punto se prendono la malattia per andare a mietere? Ma quando ce ne stanno? Ce ne stanno pochissime, saranno state, che te devo dire, uno o due ogni paese. Io mi sono sposato nel 70 e sono stato fidanzato diversi anni perché in un primo momento mi volevo sposare subito, perché a casa c'era il posto, a casa di mia moglie c'era il posto, però dicevo io a casa non ti ci porto, diceva mia moglie, però a casa tua neanche ci vengo, perché se devo portare qualcuno a casa tua, deve piacere prima ai soci e poi a me, e se ti porto a casa succede la stessa cosa. Allora
Ci dobbiamo fare una casa a Foso, dobbiamo trovare la casa a Foso, perché a me mi è sempre piaciuta. C'era una casa vicino alla stalla, una bellissima casa, terremotata del 1915 con un morto, c'è stato un morto, e nessuno, lì ci sono abitati i genitori della famiglia che ci abitava, fino a quando sono vissuti e compagnia bella, poi sono morti e nessuno quella casa la voleva perché c'era stato un morto. Io invece la guardavo perché avevo la stalla proprio lì vicina, la guardavo e dicevo, ma questa è una bella casa, questa è ricostruita. E c'era praticamente dove abitavano quelli che ci abitavano prima, praticamente, abitavano in metà casa, perché la parte superiore che gliel'avevano riparata il genio civile, mi raccontavano loro che gliel'avevano riparata il genio civile, gli avevano sistemato solo un piano, avevano messo delle travi di legno così, con le tavole, e su quel piano loro abitavano, però la parte superiore era tutta smantellata. Allora, quando è successo il terremoto a Fossa, praticamente, che mi hanno intervistato, perché mi diceva il sindaco, diceva, ma facci tu, questi vengono sempre a fare interviste, magari tu ci parli, fai di quello che ti pare qua e là. La prima cosa che mi hanno chiesto, guarda, è triste, è triste. La prima cosa che mi hanno chiesto, la sera del terremoto, dove stavo? Stavo a casa io. Però io sono stato un vigliacco e gliel'ho detto, e quella si è meravigliata. Ma vigliacco perché? Io me ne sono scappato, io sono con mia moglie, siamo scappati. Invece di stare lì a mettere un puntello, a cercare di aiutare la casa, l'abbiamo tradita, gli abbiamo girato le spalle e ce ne siamo andati. Questo, se fosse successo nel 1915 praticamente, adesso stavamo tutti dentro, perché anche con le case precarie, con le case lesionate, con le case non avevamo scelta, lì dovevamo andare. Adesso invece non c'è riparazione, non c'è ricostruzione che tenga. Tutti vogliono la casa più bella, tutti vogliono che le cose vadano a non rimetterci niente, insomma c'è questa differenza. Io sono stato in una casa terremotata, e poi se facciamo un giro per Fossa, praticamente tutte le case hanno le catene, hanno le lesioni, ma già prima del terremoto di questo, quindi la gente, noi abbiamo vissuto nelle case terremotate del 15, quell'altra, chissà quanti secoli so che stanno quelle lesioni lì, adesso pretendiamo che le case se vengano rifatte come gli abbiamo. Poi la montagna, quella montagna sta lì da secoli, adesso la dobbiamo proteggere. Dobbiamo mettere la protezione alla montagna, ma che vogliamo passare davanti al Padre Eterno? Non credo che lo possiamo fare una cosa del genere. Se quella montagna è destinata a crollare, non c'è praticamente costruzione o non c'è protezione che possa tenere la volontà di Dio, oppure la forse si è esagerato nel classificare le case, nel diciamoci architettare oppure nel progettare la riparazione, perché dovevamo fare una riparazione più umana, non una riparazione colossale per cui è difficile arrivare. Sono quanti anni sono dal 2009, dal 6 di aprile del 2009 a oggi? Fra poco sono quasi 10 anni, arriviamo al 19, 10 anni. In un primo momento io avevo la speranza, io ho il prossimo anno 80 anni. Dal 2009 avevo quasi la speranza di poter ritornare a Fossa, anche se non poter rivivere quelle cose che abbiamo pensato prima, quelle cose che abbiamo descritto prima, quelle comunelle che si creavano, però almeno durante la messa ti fai il vicolo diritto, il famoso vicolo diritto di Fossa, dove tutti venivano da Capelaterre e tutti andavano verso la messa, verso la chiesa, dalla messa, poter rivivere almeno queste cose, oppure E adesso lei mantiene questa speranza? più passano i giorni, più passano i mesi, più passano gli anni, più si affievolisce. Ormai penso che io, tant'altro, come ripeto, faccio 80 anni e mi sa che me ne posso scordare. Se andiamo con questi passi per la ricostruzione, penso che effettivamente mi posso rassegnare. Speriamo di no, però la rassegnazione sarà immediata, sarà scontata, sarà, perché è difficile. Fra 10 anni che sto ancora qua, io, fra 10 anni ne tengo 90, non lo so. Però 10 anni ci metterei pure la firma se questi effettivamente avessero la volontà e la voglia di fare. Però
Però pare che si crea giorno per giorno sempre un problema più grosso, sempre trovano qualcosa per cui si deve andare avanti, si deve andare a allungare la situazione. È vero che ci sono nel villaggio MAP di Fossa persone che alla fine, anche anziani, gli piacerebbe rimanere a vivere lì, non vogliono Sì, tornare più. questo effettivamente, contrariamente a come la penso io voglio ritornare a Fossa, perché a Fossa avevamo la casa, avevamo la cantina, cioè avevamo il posto per mettere patate, cioè avevamo una piccola officinetta per poter fare un manico a una pala, una cosa, insomma, cioè avevamo lo spazio per quello che mette a disposizione la casa. Invece lì abbiamo 50 metri quadri. E sono quelli, non c'hai la possibilità, se tu vuoi mettere una cassetta di patate, di frutta, di aranciate, ti vuoi fare un piccolo, praticamente una piccola riserva, non le devi mettere sotto al letto. Adesso se questo significa vivere agiatamente Però perché oppure le persone comunque. vogliono rimanere a vivere lì, non vogliono tornare in Non lo so, paese? questo non lo so. Io parlo con qualcuno e l'unica risposta che mi fanno è: ma perché qua non stai bene? Non lo so, io me la vedo diversamente. La vedo che la casa deve essere la casa come ce l'avevamo prima, anche con le crepe. La vita in paese è tutta un'altra cosa, perché le città di vita, la città di vita, la città. A volte io ci ho vissuto in città, insomma, però magari quello che abito sullo stesso edificio. Lo vedi di sfuggita, lo vedi, non crea, la città non crea aggregazione, non crea vita insieme, vivere insieme. È il paese che dà queste cose qua, queste indicazioni, questa necessità, questa voglia, proprio, e sentitela questa voglia. Io so che voi andate ai bar, alle cose, però anche ai bar trovate un motivo di crearvi qualche cosa, qualche obiettivo, capite? Quello dello sport va bene, perché forse già c'è questa attività sportiva che va, però oltre a quella fate pure qualche altra attività culturale, non so, la musica, il canto, tutto quello che può crearvi, ecco, delle soddisfazioni. Poi ecco, se qualche volta invece di stare col cellulare, sta con la televisione accesa la mattina e la sera, il momento, spegniamo e parliamo e guardiamoci in faccia, così sarà sicuramente meglio e più utile. Che non parlare al cellulare, che parlare al cellulare tu non te ne accorgi neanche se quello sta parlando con te o sta parlando con altro.